Allora, rispetto a questa importante manifestazione sportiva, ma non solo sportiva, perché richiama un certo numero di persone, di turisti che vengono a vedere questa importante manifestazione, ci stiamo lavorando da tempo, da mesi, stiamo lavorando su questo importante evento. E lo abbiamo in parte modificato anche rispetto alle esperienze fatte negli anni precedenti, al fine di ridurre i disagi alla collettività, ai cittadini di Pescara. Questo perché? Perché nei 3 giorni precedenti la gara, nei 2 giorni precedenti la gara, già si interrompeva il flusso veicolare, per esempio sulla riviera nord, laddove venivano posizionate le biciclette per una delle specialità della manifestazione. Bene, quest'anno noi abbiamo individuato un'altra area per l'allocazione delle biciclette per questo secondo step della manifestazione, e verranno posizionate su Corso Umberto, un'area già di per sé sgravata dalla viabilità, e quindi recuperare un giorno in più di viabilità nella Riviera Nord. Abbiamo anche provveduto a fare, abbiamo richiesto, e ci è stato anche consentito, una modifica per quanto riguarda la maratona, la gara podistica. Non si svolgerà più a nord e sud del lungomare, quindi con inibizione del traffico da via Cavour fino alla Madonnina, ma verrà fatto all'interno del circuito cittadino tra via Gobetti e via Puccini, e questo ci aiuterà tra via Gobetti, quindi via Nicola Fabrizi, e il ritorno via Tasso e via Carducci. Questo da una parte ci sgraverà da un blocco del traffico sulla parte esterna, dall'altra creerà i disagi a quella parte di città, di cittadini che si troveranno comunque interessati da questa manifestazione. Però è un disagio che abbiamo diciamo circoscritto alla sola manifestazione che avverrà nella mattinata di domenica, quindi un disagio diciamo contenuto, ma credo anche abbastanza sopportato dai cittadini, che comunque potranno godere e beneficiare di un evento straordinario di assoluto interesse sia per la collettività e sia per l'economia. Tutti gli alberghi sono già mobilitati, ormai già tutti con prenotazioni già fatte, le strutture si stanno installando, cercando di creare il minore disagio possibile. Abbiamo ridotto la chiusura del traffico proprio per evitare che le altre attività locali potessero svolgere le loro lavorazioni, e quindi ci auguriamo di aver fatto una scelta migliore rispetto a quelli degli anni passati, ma ripeto, non perché gli anni passati si fosse sbagliata, ma perché l'esperienza ci aiuta a migliorare, e speriamo che l'anno prossimo sia ancora migliore di quest'anno. Siamo arrivati a questa manifestazione che rappresenta il fiore all'occhiello delle manifestazioni sportive della città di Pescara, 2.000 atleti, più di 7.000 persone che graviteranno nella nostra città per questi 3 giorni, 54 paesi rappresentati, quindi una manifestazione di grande rilievo internazionale, tutti gli alberghi, bed and breakfast sono tutti quanti pieni, quindi insomma noi siamo fieri di ospitare per l'ennesima volta questa manifestazione. Chiediamo un po' di comprensione, che stiamo, come quello che stiamo facendo oramai quasi settimanalmente, ai cittadini della città che saranno interessati insomma al percorso della manifestazione, perché insomma qualche piccolo disagio lo avranno i cittadini, però questo è compensato dal grande rilievo che questa manifestazione sta portando a Pescara e dalla ribalta internazionale che Pescara avrà per questi giorni. Entriamo nel vivo, quali saranno le gare che sicuramente appassioneranno di più i tifosi? Insomma, nell'Ironman sappiamo tutti che si svolge una gara di nuoto, una gara di ciclismo e una gara di podismo. Io credo che insomma il podismo forse sarà la parte più vissuta dai cittadini pescaresi, perché insomma il ciclismo si svolge anche andando a toccare qualche altro paese della provincia. Poi è da sottolineare che venerdì sera ci sarà una Iron Girl,
c'è una gara aperta sia agli uomini che alle donne, ma che serve per sensibilizzare contro la violenza nei confronti delle donne, a cui parteciperanno anche cittadini che vivono condizioni di svantaggio, quindi anche persone disabili. Sarà una bella manifestazione.